fronte i resti di sepolture dell'età del rame o eneolitico rinvenuti a Casamare, l'antica Cerate Mariane, dove nel 1927 sono state scoperte delle tombe. Siamo di fronte il cranio eneolitico di Casamare, siamo al Museo Pigorini a Roma. Questo cranio presenta delle trapanazioni craniche. Questa era una pratica tra il magico rituale e il medico scientifico che nella tarda preistoria consentiva di risolvere una serie di problematiche, probabilmente veniva usata in casi di cefalea, in casi di epilessia, in casi di trauma cranici. Questo cranio ci mostra interessantissimo dei resti e comunque dei segni di rimarginazione ossea. Ecco, vediamo in particolar modo nella parte inferiore una dei due fori più piccoli che si è rimarginato nella sua parte ossea ed uno che e gli altri che comunque presentano segni evidenti di Il rimarginazione. che vuol dire quindi che il paziente operato con strumenti particolarmente rudimentali, oggetti in pietra e primi strumenti in metallo, in un ambiente sicuramente non sterile ed asettico e sicuramente non così idoneo e ben illuminato, eppure si è riusciti a farlo sopravvivere con un intervento così cruento ed invasivo. La trapanazione rappresenta il primo caso in assoluto in Italia, la prima trapanazione cranica avvenuta in Italia ed è stata rinvenuta in territorio di Casamari, che attualmente è nel comune di Vero, in provincia di Frosinone.